Amici di Eureka News, bentornati. Altro appuntamento in rigorosa diretta con Cibus presso Fiere di Parma. Siamo in compagnia di Umberto Rovati, il responsabile marketing della linea Venere di Riso Scotti. Buongiorno. Buongiorno e benvenuti a tutti. Benvenuto a te e devo innanzitutto chiederti, Umberto, che cos'è questa nuova linea Venere di Riso Scotti? Beh, Venere, come vedete, questa è la nostra sintesi e rappresentazione del concetto di Venere, l'originale italiano. Non è un prodotto, non è un prodotto di per sé, ma è un progetto. È un progetto dell'azienda, è un'espressione oggi fondamentale per il mondo del mercato del riso. Per noi rappresenta qualcosa in più, quel valore aggiunto, quell'unicità e distintività che da sempre il nostro marchio Riso Scotti porta sulla sua tavola con i suoi prodotti. Venere è il riso nero italiano per eccellenza, è l'espressione più bella e più buona del mondo del mercato del riso etnico, per come lo intendiamo noi in Italia, ma è soprattutto un prodotto buonissimo da provare ed esplorare. Non è un prodotto, diciamo, nuovo, tante persone lo conoscono, soprattutto nel mondo sia del retail che del mondo dell'oreca, ma è un prodotto che si riscopre e si ha il piacere di gustare e di provare ogni volta, in tutte le sue ricettazioni e preparazioni. Venere è unico, è esclusivo, perché è l'originale italiano, viene coltivato esclusivamente nelle terre della Pianura Padana e della Sardegna, quindi in terre bellissime e terre esclusive per la crescita e per la cura di questo prodotto. È quindi un prodotto che si adatta a tantissime espressioni della ristorazione, sia più classiche ma soprattutto anche quelle più moderne. È un prodotto che presentiamo oggi come marchio Riso Scotti sia per il mercato Italia ma anche e soprattutto per il mercato dell'estero, perché la forza, la potenzialità, il piacere, il gusto di Venere deve essere un qualcosa di unico ed esclusivo da portare anche oltre i nostri confini. Beh, direi che sei stato assolutamente esaustivo in poco meno di 2 minuti nell'andare a presentare l'intera linea, anzi, diciamo il progetto, così come l'hai denominato. Umberto, avete realizzato magari in modo coordinato con degli chef delle ricette attraverso cui poter cucinare questo riso Venere? Allora, di ricettazioni e di possibilità di realizzazione di piatti ce ne sono infinite. Venere è un prodotto che si sposa con tutto quel concetto più salutistico e moderno legato al benessere, legato al mondo del riso. Faccio un esempio: con il riso Venere è un prodotto ricco di fibre, di fosforo, di manganese, quindi è un prodotto che oltre a essere molto buono è anche molto sano e si combina e si sposa con tantissimi tipi di ricettazioni, come dicevo. Anche e soprattutto per il mondo dell'estero stiamo realizzando tutta una serie di progetti culinari che vanno con l'obiettivo di far conoscere e provare questa che è un'eccellenza nel mondo dell'italianità. È un prodotto, come dicevo, buono e mi piace anche ricordare il fatto che si sposa con tutti quei principi di sostenibilità, di cura e attenzione all'ambiente che oggi sono sempre più rilevanti in tutte le nostre scelte. Quindi Venere è un prodotto che chi non l'ha provato lo invito caldamente ad assaggiare e a chi invece già lo conosce di provare, di esplorarlo in tutte le sue forme e in tutti i suoi modi diversi per essere preparato. Bene, allora diciamo che per chiunque desideri avere maggiori informazioni, perché sai le reti commerciali sono sempre estremamente fitte, riescono a coprire tutto il territorio, magari anche gli ingrossi dedicati all'oreca, al catering, alla ristorazione, però c'è sempre la maglia che si smaglia. E dunque, per chi magari desidera maggiori informazioni, c'è un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere per avere appunto maggiori informazioni, la visita di un agente o sapere dove nella propria zona poter trovare questo prodotto, anzi questa linea di prodotti? Assolutamente sì, sul nostro sito sono riportate tutte le informazioni a riguardo. Ci tengo a precisare che chiunque avesse necessità di informazione, di chiedere un qualunque tipo di nozione riguardo al progetto Venere, siamo a piena disposizione.
Ricordo che Venere è, come detto, un progetto fondamentale e di primaria importanza nel mondo della ristorazione, in quanto soprattutto per i nostri amici ristoratori è un valore aggiunto, un valore in più nel loro menù, perché permette di accrescere anche il valore economico della loro offerta, dando una migliore espressione delle loro preparazioni con un prodotto unico ed esclusivo. Quindi è un valore aggiunto un po' per tutti, lungo tutta la filiera. Bene, molte grazie a te Umberto per la precisione e grazie anche a colui che si è prestato per fare il cameraman negli ultimi 5 minuti che, diciamolo, ha resistito proprio per cercare di essere stabile e non uscire fuori campo, così come si dice in gergo televisivo, proprio per dargli onore. Come si chiama questo signore, questa signora che si è prestato? È qui con me Laura, che è la nostra persona responsabile dell'informazione, quindi la comunicazione Riso Scotti, che ringrazio anche io e ringrazio anche tutti voi per la disponibilità e per questo momento di condivisione insieme. Io ringrazio voi per la disponibilità, parleremo prossimamente su orecanews.it della linea Riso Venere e dell'intero progetto che potete osservare in questo momento, comprende più prodotti e delle linee guida per andare a utilizzarlo in ambito Horeca. Umberto, grazie ancora. Amici, voi restate con noi. Noi continuiamo qui al Cibus con nuove interviste per appunto cercare di carpire alcune tra le migliori novità presentate nella manifestazione di ripresa, di ripartenza del food italiano, Cibus 2021.